Sono tutti di Villafranca Sicula i 10 bambini che frequentano l'istituto comprensivo Roncalli di Burgio, risultati positivi al Covid. Alcuni frequentano la scuola dell'infanzia, altri l'elementare e qualcuno la scuola media. A darne notizia è stato il sindaco di Villafranca Sicula, Domenico Balsamo, assai preoccupato da una situazione che rischia di peggiorare. Tutte le famiglie coinvolte devono rimanere a casa, dichiara oggi il sindaco al nostro telegiornale, anche in presenza di genitori e altri componenti del nucleo familiare vaccinati. Tutto è partito dalla scuola dell'infanzia, con una bambina, poi probabilmente saranno state contagiate altre bambine sia della scuola dell'infanzia, così poi avendo fratellini o sorellina alla scuola elementare, scuola media, quindi si è sviluppato un po' tutta questa situazione, la situazione attuale che vero che sono 13, però per Villafranca, per gli abitanti che siamo, già diventa ad essere un problema che se non va gestito in maniera corretta non so dove ci può portare. Le classi dove si sono registrati i casi di positività al Covid sono tutte in quarantena, è già scattata la sanificazione dei locali e giovedì sarà lo screening sulla popolazione scolastica a svelare se ci saranno meno altri studenti contagiati. Se non mettiamo in campo tutte le attività di prevenzione rischiamo la zona rossa, conclude il sindaco Balsamo. A parte la quarantena delle classi interessate, perché il protocollo prevede questo, quindi le classi interessate, poi noi abbiamo fatto la sanificazione dei locali, però l'appello che io ho fatto scrivendo qualcosa su Facebook e che voglio fare attraverso di voi è quello di per le famiglie di fare maggiore attenzione ai propri figli e di non considerare il fatto che magari gli stessi genitori o qualcuno più grande è vaccinato e quindi è chiaro che tutti dobbiamo stare a casa, perché i conviventi di un positivo accertato devono stare a casa, a prescindere che siano essere vaccinati o non vaccinati, che siano che anche se al tampone che hanno fatto, al tampone molecolare o altro tampone, sono risultate negative, però è chiaro che devono stare a casa, tutti dobbiamo cercare di rispettare le regole se vogliamo trovare una soluzione a questo problema, altrimenti non voglio arrivare oltre, però dico, io non so se continuando di questo passo sicuramente per gli abitanti e per il numero che va salendo di giorno in giorno è chiaro, dico, che potremmo aspettarci un'eventuale zona rossa alla quale io non voglio proprio pensare, però è chiaro che deve essere un monito per i miei concittadini, per tutti i genitori e per tutti quanti siamo noi qui ad abitare nella nostra realtà, fare e utilizzare sempre tutte le precauzioni possibili, quindi sperando che nel giro di 15-20 giorni, se siamo brave, riusciamo a isolare un po' questa situazione. E ora è in settimana, giovedì ho avuto comunicazione da parte dell'ASPE che c'è questo screening con tutte le classi interessati e vediamo un po' cosa viene fuori, speriamo che non vengano fuori altri positivi, diciamo.